2-0 al big match qui a Borgo Massano, tra il Borgo Massano secondo in classifica e la capolista Peglio, un 2-0 che scaturito superiorità degli ospiti, specialmente dopo l'espulsione del giocatore locale che ha un po' alterato gli equilibri della partita. Con noi mister Biagetti. Allora Biagetti, finisce un girone d'andata, Peglio imbattuto, e a questo punto devi scoprire le carte. No, ma chiaramente tutte le partite andiamo in campo per fare bene. 39 punti su 45 penso sia un motivo di orgoglio. Un record, che 10 punti poi di vantaggio sulla seconda, che è il Borgo. Giustamente hai detto che gli equilibri si sono rotti quando voi siete rimasti indietro. Nel Borgo oggi ha pesato anche l'assenza del bomber Mancini davanti, che chiaramente ha fatto sì che le azioni non fluivano come nelle partite precedenti. Allora diamo atto a questo Peglio, però anche il Borgo può recriminare oggi, dai. Contentissimo, però come hai detto te Marcello, chiaramente l'assenza del bomber Mancini ha pesato, anche perché sabato avevo visto a Casinina e sinceramente in attacco siete veramente veramente bravi. Cosa auguri al tuo ex vice Mussini per questo girone di ritorno? Gli auguro di fare bene, perché sai che noi siamo stati collaboratori a Pieve, abbiamo fatto il possibile, abbiamo lavorato bene insieme, è nata un'amicizia. Difatti quando il mio capitano, forse per un gesto di stizza, si è rigirato verso la panchina e ha detto tutti zitti, Claudio Biagio, non si fa così, e l'ho appoggiato in pieno, l'ho appoggiato.
perché al di là di tutto sono contentissimo che alla fine il presidente del borgo è venuto a farmi complimenti, tutti i dirigenti ci siamo salutati. Ecco, in queste categorie penso che il massimo sia questo. Dobbiamo dire, con Mussini c'è una certa amicizia da molto tempo, quindi lo stai difendendo a spada tratta, però gli episodi purtroppo, quando uno perde c'è l'adrenalina in corpo e fa sì che succeda anche questo. Cioè, ma noi ci teniamo tanto che questi ragazzi rispecchino un pochino nel nostro piccolo, nelle nostre idee di gioco, quindi chiediamo e qualche volta magari forse li stressiamo anche. Ripartiamo da -10 nel girone di ritorno, un handicap che sembra incolmabile, ma nel calcio mai dire mai. Ricordiamoci l'anno scorso, Luca, quel che è successo con +8, e poi mai sempre sperarci, sempre essere concentrati. Quanto alla partita di oggi, come l'hai vista? Specialmente un'ingenuità grossa di Bartolini ha condizionato il tutto, secondo me. Sì, sicuramente in 11 contro 11 sarebbe stata un'altra partita, questo è poco ma sicuro, perché comunque era una partita equilibrata fino a quel momento, ne ho avuto occasioni noi, ne hanno avute loro, comunque sarebbe stata un'altra partita. E purtroppo c'è stato quell'episodio che l'ha condizionata molto, sicuramente un po' di ingenuità sua, un po' magari anche l'arbitro poteva avere anche un attimino un occhio di riguardo, però sta di fatto che abbiamo giocato un tempo e mezzo in 10 e comunque fino al primo gol loro, secondo me, abbiamo fatto la nostra partita. Poi è chiaro che dopo, sotto di un gol, devi recuperare, loro avevano spazi, hanno trovato il secondo gol in contropiede su rigore. Però bisogna anche fare i complimenti a loro, perché devo dire che ho visto una bella squadra in campo, ecco. Che una squadra che concedeva poco o niente davanti, anche se l'assenza del Mancio per noi è determinante. Ma io non... sì, sicuramente ci mancava davanti Mancio, però comunque fino a... che eravamo in parità numerica abbiamo creato anche delle due belle occasioni per andare in vantaggio, li abbiamo messi in difficoltà, quindi voglio dire, le assenze fino a quel momento non si erano viste. La cosa brutta è stata rimanere indietro per un tempo e mezzo, quello è stato significante, ecco. Ultima cosa, con che spirito affronterete questo girone di ritorno dopo le feste? Ma sicuramente noi, il campionato ancora è lungo, come detto prima, noi l'anno scorso abbiamo vissuto un'esperienza da +8 e abbiamo perso il campionato, quindi dobbiamo giocare tutte le partite, dare sempre il massimo e cercare di vincerle tutte. Poi è chiaro che davanti ci sono loro, quindi dobbiamo anche sperare che loro perdano qualche punto in giro, ecco. Noi però daremo il massimo. Chiudiamo qui ribadendo il risultato finale, Peglio 2 Borgo 0, e speriamo in un buon 2013, e come ho detto, sperare sempre, abbattersi mai, il calcio può riservare delle sorprese. A tutti un felice Natale e un buon anno.